Fatto con le diapositive. Spero che vediate lo schermo. Grazie, grazie Stefano. Bene, oggi vediamo un gadget, cioè uno strumento all'interno di Wikidata per classificare automaticamente le opere di letteratura. Quindi le opere che parlano della letteratura, della poesia, opere di particolari autori, particolari opere di un autore. Ecco, il gadget è il risultato di un lavoro congiunto tra me e Stefano, e poi ci passeremo la parola. Per usare il gadget bisogna un po' capire che cosa c'è dietro, cioè come funziona la classificazione che c'è dietro al gadget che produce i numeri. Quindi in questa prima parte degli incontri abbiamo diviso in due parti, una parte un po' più diciamo così, teorica che è questa, e una parte un po' più pratica che sarà il 24, e bisogna capire un po' come funziona. Allora, prima di tutto vedere quali sono le ricerche precedenti, cioè quali sono stati i presupposti per poter realizzare i gadget che vedremo. E poi vedremo come si formano i numeri di classe, cioè le classificazioni vengono normalmente chiamate, le classificazioni con la classificazione column, che è uno dei tanti sistemi di classificazione bibliografica, e in particolar modo i numeri di classe per gli autori e per le opere di letteratura. Poi vedremo allo stesso tempo che Wikidata è un dataset, cioè un insieme di dati sotto forma di linked open data, cioè diciamo così, adatti al web semantico, che possiamo utilizzare per andare a cercare i dati di cui effettivamente abbiamo bisogno per produrre questi numeri. Vedremo poi appunto il gadget. A questo punto siamo in grado di capire che cosa fa il gadget e magari anche come lo fa, e poi verso la fine faremo anche una dimostrazione. Che cosa hanno dimostrato le ricerche precedenti? Le ricerche precedenti hanno dimostrato che la column classification, quella di cui produciamo i numeri con il gadget, è in grado di organizzare le risorse. Possiamo anche parlare di libri, se preferite, a scaffale, mettendoli con un certo ordine, cioè mettendo un'opera e tutte le sue edizioni vicine. Proviamo a pensare a un romanzo, il romanzo di Harry Potter, uno delle opere della Rowling, e abbiamo l'opera originale, quindi l'opera in inglese, ma ovviamente, come sapete, è stata tradotta in molte altre lingue. E quindi avremo un'organizzazione che mette al centro l'opera in inglese, che è l'opera originale, e poi vicino le varie traduzioni, se le abbiamo. Se invece abbiamo soltanto una traduzione, metterà al centro la traduzione. Se poi abbiamo, per esempio, più edizioni stampate in anni diversi o da case editrici diverse, queste verranno anche ordinate. La column è in grado di fare questa operazione. Quindi è una classificazione particolarmente interessante per quanto riguarda la letteratura. Un altro aspetto importante della column è che organizza le risorse in base alla loro rilevanza. E diciamo il grafico che viene utilizzato dall'inventore della classificazione, che si chiama Ranganathan, per rappresentare la distribuzione delle opere secondo la rilevanza, è proprio quello che vedete, che è una curva di Gauss o curva a campana. E nella parte verde, cioè diciamo esattamente dove si trova il lettore, ci sono le cose più importanti su quell'argomento. E al fianco destro, al fianco sinistro, invece, ci sono opere che sono sempre importanti, ma meno importanti. Per esempio, possiamo pensare che al centro abbiamo un manuale di astronomia, a sinistra di questo manuale di astronomia potremmo avere delle biografie di astronomi. E a destra invece degli articoli molto specializzati di astronomia, per esempio soltanto sulle comete o soltanto sui buchi neri, d'accordo? Quindi al centro abbiamo la cosa più importante, poi ai lati si distribuiscono gli argomenti correlati, ma meno importanti rispetto a quello centrale, d'accordo? E questo è quanto
diciamo, un filone di studi ha verificato questa cosa, un altro filone di studi si è preoccupato di vedere che era possibile produrre questi numeri di classe che vedremo oggi a partire da un insieme di linked open data aperti, d'accordo? E che questa produzione poteva avvenire con un algoritmo, cioè poteva essere automatizzata. Nei primi esperimenti non sono stati utilizzati i dati di Wikidata, ma i dati, per esempio, della Biblioteca Nazionale di Francia, quella di Parigi. Quindi sono stati estratti i link ad Open Data, sono stati elaborati e si è visto che questo è possibile farlo. Come funziona il numero di classe? Come si fa a classificare con la classificazione column? Ci vuole una formula, si applica una formula, una specie di formula matematica, che mi insegna, mi istruisce a unire i pezzi che sono necessari per fare il numero di classe. Mi dice quali sono i pezzi e in che ordine li devo unire. Se agisco correttamente, ottengo un numero di classe preciso. Diciamo, la formula matematica che mi dà le istruzioni in questo senso si chiama tecnicamente la formula delle faccette. Le faccette sono i vari pezzi, come se fosse, lo dice Ranganathan, un meccano. Per costruire una particolare struttura devo mettere insieme viti, bulloni, eccetera. Qui è l'elenco delle viti e dei bulloni che devo mettere. Naturalmente per voi sarà assolutamente poco chiara, ma adesso la spiego. Per cosa stanno quelle strane P che vedete lì? Significa che noi dobbiamo appunto mettere insieme i pezzi e che, per esempio, tra la P e la P2 ci andrà una virgola, d'accordo? Oppure tra P3 e P4 ci andrà una virgola. Questo è già un'indicazione importante. Per cosa stanno quelle P? Le P stanno per... la lettera O rappresenta tutta la letteratura. Quindi qualsiasi opera di letteratura ha un numero di classe che inizia per O, d'accordo? E poi si aggiungono gli altri pezzi. Quali sono i pezzi da aggiungere? Prima di tutto la lingua. Infatti le letterature di solito sono organizzate per lingua. Se andiamo in una biblioteca troviamo la letteratura inglese, la letteratura americana, la letteratura francese, la letteratura tedesca e avanti così. Quindi il primo elemento, la prima P, in realtà non rappresenta altro che la lingua. La seconda P, quella dopo la virgola, P2, rappresenta invece la forma letteraria. Quando noi andiamo a vedere, per esempio, la letteratura italiana, a scaffale è facile che la troviamo organizzata, suddivisa, classificata in realtà, attraverso prima la poesia, poi c'è magari il teatro, poi c'è la narrativa e avanti così. Quindi, in effetti, il terzo elemento è appunto la forma letteraria, cioè se abbiamo di fronte un'opera di tipo poetico oppure no. Se quindi ho un'antologia, per esempio, di poesia italiana, mi basterà usare i primi tre elementi, O più la lingua più poesia è 1, vedremo che la notazione è 1, e avrò descritto un libro che parla di poesia italiana. Se invece è un libro di un autore particolare o che parla di un autore particolare, posso aggiungere un altro elemento, un elemento che rappresenta l'autore, poi vedremo come viene fatto questo elemento. Addirittura potrebbe essere un libro che parla, oppure essere un'edizione, di una specifica opera di un autore. Quindi, per esempio, facciamo l'esempio di Dante, non è solo un libro su Dante, ma è un libro sulla Divina Commedia di Dante. Ora posso indicare anche esattamente che ho in mano la Divina Commedia o eventualmente un libro che parla della Divina Commedia. Così li metto vicini tra loro. Quindi questi sono gli elementi che useremo. Adesso trasporto, diciamo, questa formula delle faccette che è, diciamo così, spiegata, che abbiamo appena visto nella diapositiva precedente, la trasporto qui sopra e facciamo un'ipotesi. Abbiamo da classificare Romeo e Giulietta di Shakespeare. Allora, Shakespeare è un autore della letteratura inglese, quindi l'elemento lingua sarà rappresentato dal modo con cui la classificazione dice lingua inglese. La forma letteraria che è associata a Shakespeare, come sappiamo, è il teatro. E sappiamo anche da prima che abbiamo visto che il numero del teatro è il 2, la poesia è 1.
il teatro è 2, la narrativa è 3. E quindi ci sarà la lingua e il teatro. Allora, la letteratura è rappresentata dalla O, la lingua inglese è rappresentata dall'11 e il teatro è rappresentato dal 2. Cos'altro mi serve? Mi serve l'autore. Come viene, diciamo così, rappresentato l'autore? Non attraverso una sigla, per esempio, delle lettere iniziali dell'autore, ma viene rappresentato dall'anno di nascita. Shakespeare è nato nel 1564 e diciamo, il codice, tecnicamente si chiama notazione, per rappresentare 1564 è J64. Quindi ho anche quest'ultimo elemento, se ho un'opera su Shakespeare, quindi sarebbe O111,2J64. Ho già messo insieme queste cose. Se addirittura ho un'opera specifica di Shakespeare, per esempio appunto Romeo e Giulietta, ho un numero, assegno un numero all'opera. Questo numero che assegno è un numero, tendenzialmente dovrebbe essere un numero progressivo in ordine cronologico, cioè la prima opera scritta da Shakespeare dovrebbe prendere il numero 1, la seconda in ordine cronologico prendere il numero 2 e così via. In questo caso, nel caso di Romeo e Giulietta, io non ho verificato per semplicità e facciamo finta che sia la sua prima opera, d'accordo? In questo modo ho tutti gli elementi che mi richiesti dalla formula per costruire il numero di classe. Quindi il numero di classe che ottengo è O111, la lingua, virgola, 2 che rappresenta il teatro, J64 che rappresenta Shakespeare, virgola, perché me lo chiede la formula delle faccette, 1. Quindi questo è il modo con cui ottengo il numero di classe. Se la seconda, prendiamo un'altra opera di Shakespeare, supponiamo che l'Amleto sia la seconda che ha scritto in ordine di tempo, il suo numero sarebbe in gran parte identico, tranne per il 2 finale. Quindi il 2 rappresenterebbe la seconda opera e così via, la virgola 3 sarebbe la terza opera e avanti in questo modo. Quindi questo è un po' come funziona la classificazione column. Mi rendo conto che è veramente una pillola, quindi è difficile anche forse da digerire, però amara, però diciamo così, ci si può fare familiarità. D'altra parte abbiamo Wikidata. Questa applicazione appunto della formula può essere tradotta in un algoritmo, abbiamo detto, cioè possiamo dire a un elaboratore che a partire dai dati disponibili, cioè se ci sono i dati disponibili, me li va a prendere, me li può tradurre nella lingua giusta, cioè prendere la lingua inglese e dire lingua inglese corrisponde a 111, oppure 1564 corrisponde a J54 e avanti così. Quindi è possibile automatizzarlo se ci sono i dati disponibili. Tutti i dati necessari per il numero di classe di un autore o di una sua opera sono disponibili in Wikidata, oppure se non sono disponibili, questo è un elemento molto importante, si possono aggiungere. È un elemento importante perché, per esempio, quando ho fatto l'esperimento con la Biblioteca Nazionale di Francia, non avendo a disposizione i dati di alcune opere perché là dentro non c'erano, non potevo farci niente se non estrarre dei dati parziali e produrre dei dati parziali. Un aspetto molto importante di Wikidata, invece, è che nel caso in cui manchino, io, come chiunque di voi, posso intervenire direttamente, completare i dati e poi procedere con il processo. Quindi che dati troviamo? Troviamo la lingua di un'opera che poi corrisponde in realtà alla lingua principale di un autore. Qui ci sarebbero alcuni aspetti da approfondire, ma non lo faccio per brevità. Poi abbiamo la forma letteraria. Per esempio, di un autore si dice se è un poeta, se è un drammaturgo, se è un narratore, e quindi ho una forma letteraria associata a un autore, ho l'anno di nascita di un autore perché spesso negli item degli autori c'è la data di nascita. E poi, per quanto riguarda le opere, abbiamo anche la data di creazione o di prima pubblicazione di un'opera. E questo è molto utile perché possiamo utilizzare questa data di creazione o data di pubblicazione dell'opera per fare quell'ordinamento cronologico di cui parlavo prima. Quindi le opere andranno,
automaticamente ordinate in modo cronologico e poi io le potrò classificare dando 1 alla prima, 2 alla seconda, eccetera. Non un po' a caso come ho fatto prima nell'esempio di Romeo e Giulietta e di Amleto. E vediamo un estratto da Wikidata. Qui abbiamo un'opera che è la compagna Natalia, e vediamo che di quest'opera abbiamo a disposizione la data di pubblicazione 2022, che è la data che ci serve per l'ordinamento cronologico, e poi abbiamo anche la lingua in cui è stata scritta, che è l'italiano, che è un elemento che andrà inserito nella seconda posizione della nostra formula del faccente. Allo stesso modo, se andiamo a vedere l'autore, l'autrice in questo caso, vediamo che abbiamo la data di nascita, che è l'elemento che ci serve per qualificare, diciamo così, per rappresentare correttamente quell'autore. Noi abbiamo il 1954, poi basta istruire il computer a tradurre correttamente 1954 nella notazione che serve e possiamo inserire quel dato all'interno della nostra formula. D'accordo? Quindi qui abbiamo gli elementi, in sostanza tutti gli elementi che servono per creare il numero. Il numero, in realtà, un numero di classe della column classification, come qualsiasi altro numero di classificazione bibliografica, si può inserire in un oggetto di Wikidata liberamente, basta aggiungere la proprietà e mettere il valore. Quindi si può fare a mano. Ma l'aspetto interessante è che grazie a Stefano, dopo tanti anni che provavo, grazie a Stefano sono riuscito a risolvere il problema di rendere automatico quello che era chiaramente automatizzabile. Stefano ha creato, appunto, sfruttando il fatto che in Wikidata il lavoro di ogni utente può essere facilitato impostando delle preferenze e dei gadget, è riuscito a creare un gadget che automatizza. Che cos'è un gadget? Un gadget è in pratica un programma scritto in JavaScript che si può impostare nelle preferenze oppure si può impostare nelle impostazioni personali di ogni utente. E nel caso specifico, poi magari Stefano lo specifica meglio, sarà nelle impostazioni personali che si mettono, e questi gadget possono fare tanti compiti all'interno di Wikidata, come per esempio aggiungere dati, spostare dati all'interno della pagina, ordinare liste di valori, aggiungere dati da altri item di Wikidata o anche da fonti esterne, collegare identificatori esterni e anche precompilare, appunto, il valore di una data proprietà, cioè predisporre un valore che poi può essere effettivamente salvato. Dal punto di vista del web semantico sarebbe l'oggetto di una tripla. D'accordo? Questo gadget è stato creato appunto per fare l'analisi, cioè per andare a cercare i dati che servono per completare la formula delle faccette, sì, la sintesi, cioè mettere questi dati nell'ordine corretto, rispettando la punteggiatura, quindi le virgole di separazione, calcolando appunto i dati corretti, e poi appunto produrre, quindi in qualche modo, se volete, salvare i dati. Questa procedura vale per gli autori, quindi io posso salvare il numero di Shakespeare, e poi, se ci sono opere collegate a Shakespeare, posso salvare anche il numero di ciascuna dell'opera che è legata a Shakespeare. Qui vi faccio vedere brevemente come si presenta. Questa è la versione inglese del gadget, ma grazie a Stefano abbiamo potuto produrre anche la versione italiana, quindi lo vediamo adesso in italiano. Qui abbiamo il cruscotto, ma poi penso che Stefano ne parli meglio, e questo è il cruscotto tradotto. Quindi qui vedete che va a prendere il numero di classe, la O, il primo pezzo della faccetta, poi la lingua, dice che la lingua è inglese, e se vedete qui ho esattamente 111, che è quello che mi aspetto per la lingua inglese. Poi è uno scrittore non è né un poeta né un drammaturgo né un narratore, è uno scrittore, quindi ha un numero diverso, in questo caso il numero è il 6, ha l'anno di nascita, Graham Greene, che è 1904, che viene tradotto già qui nella formula giusta, e qui ho pronto
il gadget. Quindi, come vedete, il gadget mi precompila questo campo e mi dà la possibilità di salvarlo. E adesso mi pare che prosegua Stefano, giusto? Eccomi, proseguo io. Grazie Carlo. Certo, tu hai detto prima, scritto a Stefano, però senza di te non avrei inventato proprio nulla. Allora, adesso condivido lo schermo. Anzi, ti sono veramente molto grato di avermi fatto conoscere questa classificazione, perché è sorprendente per tanti motivi. Allora, vediamo se riesco a fare il lavoro per bene della condivisione dello schermo. Share screen. Eccolo. Dovrebbe essere possibile in questo sì, momento vedere il mio schermo. Allora, Ranganathan si è inventato questi pezzetti, come ha detto Carlo, diciamo, con molta intelligenza, perché per esempio noi possiamo pensare che quello è un uso che si possa fare sul dorso dei libri, no? E quindi metterli a scaffale con quell'ordine, e non solo, ma poi li possiamo anche, si possono fare delle ricerche, eccetera, non solo come classificazione, ma anche come collocazione, no? In ogni caso, vediamo come funziona questo CC Lit Box. Penso che stiate vedendo questo schermo. Opportunamente io, se faccio andare avanti, ecco, ci siamo riusciti. I dati degli autori delle opere devono essere completi. Come diceva Carlo, noi abbiamo la fortuna che con Wikidata, se non sono completi, li possiamo completare. Ma abbiamo ancora maggior fortuna del fatto che tante persone hanno registrato gli elementi o item o item di un autore e gli elementi delle sue opere. E vedremo anche che Wikipedia è una grande fonte per le eventuali opere non ancora descritte in Wikidata. Nei due casi seguenti, i dati che abbiamo preparati noi, soprattutto Carlo, per questa dimostrazione. Quindi stiamo facendo una cosa un po' ideale, e il gadget sta cercando con il tempo di diventare sempre più robusto, separare sempre più casi particolari che vengono non solo dal fatto che non possiamo conoscere tanta quantità di dati come quelli che sono presenti in Wikidata, ma anche dal fatto che ci sono un po' errori, ci sono un po' alcune cose che sono, diciamo, non è possibile controllare facilmente, perché la quantità di gente che lavora su Wikidata è ampia, e quindi bisogna farlo più robusto possibile, cercare di indovinare anche un po' alcune cose di fantasia. Un po' più in là, non so se già oggi o nella working hour del 24, possiamo probabilmente parlare dei vari concetti di opera, espressione e manifestazione che sono importanti per fare bene questo lavoro, che è molto un modello che è molto ben riflesso proprio dentro la classificazione Common. Qui abbiamo Jonathan Coe e Margaret Yourcenar, che possiamo vedere che hanno, bene, non si è aperto, vediamo se ci riusciamo, no, ci manca ancora che quando io torno alla cosa mi si perda. Ecco, allora siamo riusciti a passare, e qui c'è il suo, ci dovrebbe essere, a questo punto sono costretto a spiegare il motivo per cui a volte non compare il box. O è un errore mio, diciamo, di comprensione di alcuni meccanismi di caricamento del gadget nelle pagine Wikidata, oppure Wikidata stesso fa un po' difficile, io sono ancora incerto in questa, diciamo, analisi, per cui a volte non carica non tanto il box, ma quanto il file di configurazione che è necessario, quindi senza quello poi non sa che altro fare, no? Il file di configurazione è quello che contiene gli elementi con cui Ranganathan ha definito le lingue, per cui per esempio abbiamo detto che 111 è inglese, quindi Ranganathan stesso ha fatto diciamo uno schema, diciamo, una tabella di corrispondenze, numeri, lingue,
che in un certo senso non ha ormai, non rispecchia più, diciamo, una sufficiente livello di modernità, però d'altronde è quella lì. E poi anche lo schema, cioè lo schema della numerazione di, che sono in questo caso romanziere o poeta, eccetera, di cui parlava Carlo prima, quindi i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, in pochi, veramente pochi casi. E poi quello delle date, per cui il calcolo delle date anche viene fatto in base al file di configurazione. Infine, il file di configurazione ha anche le stringhe che servono per la lingua inglese e per la lingua italiana, che vengono scelte in base alla lingua della propria, al proprio account Wikidata. Senza account Wikidata, che ognuno comunque si può fare, non si può avere nessun gadget, questo metodo presente, e il file common.js, che magari vediamo meglio la prossima volta, è quello in cui si deve inserire il richiamo agli script o gadget che siano, in modo tale da poterli fare funzionare nel proprio, mentre noi sotto quell'account, no, stiamo lavorando su Wikidata. E qui si vede, forse lo posso anche ingrandire meglio, appunto il lavoro della prima parte, questa, diciamo questo rettangolo qui sopra, che spero stiate vedendo, io sto su cui passo il mouse, è quello in cui si costruisce, come ha detto Carlo, la classificazione dell'autore. Qui in concreto si dice, attenzione, che questa esiste già perché la P8248, la proprietà individuata che definisce classificazione colon, per questo autore, Jonathan, quello che era, è già presente, quindi questo numero effettivamente è già all'interno di questo elemento, non va moltiplicato, tantomeno raddoppiato esattamente uguale, ci mancherebbe. Invece riquadro sotto opere, quando le opere sono presenti, altrimenti compare un messaggio, è quello che serve per costruire la classificazione common di ognuna di queste opere, con delle caratteristiche che vedremo poi fra poco, di controllo, per cui il nero, il verde e il rosso spiegano alcune cose che adesso vediamo più con calma. Per Marguerite, vediamo se ho fatto bene il caricamento, infatti ne ho fatti due, amen. Speriamo che sia nata la sua, eccolo qua, siamo in una situazione molto simile e quindi abbiamo, anzi nel suo caso abbiamo molte più opere con cui lavorare potenzialmente. Posso dire in questo momento, diciamo una cosa che può sembrare, perché non avere un bottone che me le salva tutte una dietro l'altra senza che io debba fare a manina tutti i click, perché a questo punto un gadget ti toglie le fatiche di scrivere uno di questi numeri così all'interno di questo elemento, dell'elemento corrispondente, però una volta che ti ho tolto questo, effettivamente ti lascia la fatica di fare click su ognuno. È una, diciamo, scelta che abbiamo fatto perché effettivamente bisogna avere un'attenzione particolare a ognuno di questi, perché possono nascere con qualche problema di qualche tipo, a parte i rossi che non vengono neanche offerti, non viene neanche offerto il bottone perché evidentemente c'è qualcosa che non va. Al momento, cioè quando si sta lavorando, il gadget compie alcuni controlli in modo tale da non farci fare errori o perlomeno da evitare gli errori che sono evidentemente un errore e che appunto impedirebbero di fare una valida classificazione sia dell'autore che di qualcuna delle sue opere. L'autore potrebbe avere già assegnato il numero CC, come abbiamo visto prima, non sto a fare l'esempio di Joyce, anche se poi mi pare che lo vediamo lo stesso perché è una delle diapositive che seguono. Due o più autori possono avere associata la stessa forma letteraria e essere nati nello stesso ambito e quindi vanno distinti, perché altrimenti ci ritroviamo, come era il caso di Shakespeare, O111,J64, se c'è un altro O111,J64 abbiamo fatto un piccolo pasticcio, diciamo, no? Cioè Ranganathan ha previsto una possibilità e in genere si fa semplicemente aggiungendo un paio di lettere successivamente al J64 nel caso in questione.
questa Maria Luisa Spaziani, scusate, la vediamo adesso fra poco, una volta finita questa slide, appariranno quelle di questi tre link. Le opere potrebbero avere già il loro numero di classe, cioè la loro CC, e quindi non compare il bottone per creare il numero e invece si vedrà la classe in verde come già assegnata e quindi come una specie di via libera. Vediamo allora questi tre casi. Joyce, ecco lì, come vi ho fatto vedere prima, attenzione, questo elemento ha già la proprietà P8248 e quindi non si salva. E mi pare, se non ricordo male, che il bottone alla fine non ti fa neanche fare l'operazione. In ogni caso, come si sa, qualunque strumento non toglie la responsabilità dell'effetto di quando viene applicato e quindi ognuno deve sapere cosa sta facendo un clic su un eventuale bottone. Maria Luisa Spaziani ha O121,1N22, ma addirittura O121,1N22 è di Pierpaolo Pasolini, di Aldo G.B. Rossi e di Elio Bartolini. Come sono stati distinti tra di loro? Già si vede dal fatto che il secondo ha delle iniziali che possono essere libere come scelta, non è necessario, potremmo anche mettere AGBR se non sbaglio, però ovviamente per economia uno ne mette solo un paio, e B per Elio Bartolini. E quindi per Maria Luisa Spaziani possiamo per esempio pensare a MS, e qualunque altro autore dovesse essere poi successivamente classificato in questo modo avrà bisogno di non usare le stesse iniziali, ovviamente a parità di lingua, eccetera, di anno di nascita. E questo fa vedere forse una delle cose più utili del gadget, perché ti aiuta a non fare una ricerca per di più per troncamento 0121 1N22 e scoprire o no se ci sono altri autori già con quella stessa classificazione. Quindi in questo caso io non salvo, ma aggiungo MS e salvo. I campi, infatti, come quello che si vede qui, 01N22, sono liberi di scrittura. E quindi uno potrebbe anche salvare un grande strafalcione, appunto, come si diceva prima, è responsabilità di chi sta facendo il lavoro, in cronologia si vedrà chi lo ha fatto. Invece, nel caso di terzo caso che si diceva prima, si vede appunto il verde già assegnato e non c'è nessun motivo di avere il bottone di creare la CC. Il nero invece è pronta per essere creata e se noi piace la salviamo. In rosso invece manca qualcosa, in questo caso manca la lingua. Quindi in How far can you go, in concreto cliccando su Q31 78 288, io posso entrare senza perdere questa schermata che se ne apre una nuova finestra, posso entrare su questa opera e mettere a posto il valore che poi mi comparirà qua, e sarà tipicamente inglese ovviamente, e una volta ricaricata questa pagina otterrò inglese qui e la O111 qui e avrò il bottone per fare il salvataggio. Bisogna tenere presente che Wikidata ha un suo ritardo nelle indicizzazioni. Una volta che io ho sistemato la lingua, non immediatamente avrò qui a disposizione, pur ricaricando la pagina di David Lodge, il valore che serve per comporre la giusta classificazione definitiva, no? Dovrò aspettare la fatica, diciamo così, di Wikidata di sistemare i suoi indici. In caso di mancanza di dati abbiamo detto che ci impedisce di creare la proprietà, invece quando l'autore non ha nessuna opera collegata, semplicemente, quasi inutile che andiamo a vedere questo caso, al posto del quadro opere ci dice semplicemente non ci sono opere. Non è che questo autore non avrà opere, non ci sono i Wikidata, quindi se io ci tengo a mettere e classificare con la colonna Pierluigi Cappello un suo romanzo, per dire, non so perché non conosco, non so che cosa sia, il tipo di autore sia, in ogni caso,
dovrò registrare prima la sua opera e come tale, e questo è un discorso che faremo poi in un'altra occasione, e l'avrò a disposizione nel gadget. Prima no. Ci sono poi casi in cui alcune opere potrebbero avere i dati completi, potrebbero avere i dati completi e corretti, e allora siamo tranquilli. Vediamo questo di Ovidio. Ecco Publio Ovidio Nasone, che ha effettivamente alcune cose che gli mancano. Quindi sì, latino è detto di tutte le opere, ma le date sono evidentemente non sono state indicate. Possono anche esserci motivi non strettamente di registrazione, potrebbe essere che con gli autori antichi non si sa quando, no? Quindi la classificazione Colon, se non sbaglio, Carlo lo può anche dire se è il caso, avrà diciamo un modo per salvare questo problema, no? Però in ogni caso qui non abbiamo il dato a disposizione, quindi manca la possibilità di mettere in ordine e assegnare quindi l'ultimo componente, terzo per virgola, ma diciamo poi i pezzettini, come ho visto, sono 5, e quindi dire che questo per esempio potrebbe essere il 2, il terzo il 3, eccetera, o viceversa, perché bisognerebbe sapere qual è l'ordine con cui le ha scritto tutte queste sue opere o video. Autori con alcune opere mancanti, collegate e mancanti, come quelle di Fred Varga, abbiamo un caso interessante anche per un altro aspetto, e cioè nel caso di quest'autrice abbiamo che quest'opera non ha la classificazione, si potrebbe aggiungere premendo questo bottone, ma non ha neanche il titolo. Come non ha il titolo? Certamente ce l'ha, esattamente. Però siccome è un'autrice francese, le opere sue non hanno evidentemente, cioè ce l'hanno in tutti questi casi, il titolo in inglese o in italiano, cioè la lingua di noi utente, riportato correttamente. Attenzione, se è un'opera, il titolo deve essere quello originale, non la traduzione, perché quella è un'altra edizione, è un'altra espressione. Allora, se io aprissi l'elemento con questo numero lungo che c'è qui, scoprirei che il titolo, che è quello che abbiamo visto prima in francese, che già non riesco a ricordarlo per precisamente, manca in inglese, manca in italiano. Una volta che lo abbiamo inserito e ricarichiamo questa pagina, otterremo il titolo esatto qui. Però dal lato pratico non ci serve, perché questa qui è già una valida classificazione, perché le classificazioni non dipende dal titolo. E quindi questa è possibile già adesso appunto creare la classificazione Colon per questa opera. Non ho detto, ma penso che l'abbiate intuito, che tutte le volte che premo questo bottone in realtà io non scrivo nulla nell'elemento dell'autore, solo in questo caso, quando salvo la sua classificazione Colon, aggiungo un elemento P8248, un elemento, una dichiarazione a questo elemento. Ma quando premo questo bottone, la dichiarazione P8248 si va a mettere dentro questo elemento, in quello corrispondente dell'opera. Ci sono alcuni altri, chiamiamoli problemi, caso appunto di opere descritte con troppo poche proprietà. È un caso molto, molto frequente, che è quello che ci fa sì che noi possiamo... Spero che questo link funzioni, ma ho l'impressione di no. Infatti no, quasi quasi a questo punto me lo risparmierei, perché abbiamo anche già parlato di questo fatto, quindi completare le registrazioni di opere su Wikidata in modo tale che siano usabili per la classificazione. Ci possono essere lingue non ancora incluse, proprio oggi, ieri per essere esatti, un bengalese mi ha chiesto: puoi includere per favore il bengalese nell'elenco delle lingue di Ranganathan, che è compreso, è bello lungo, ma nella configurazione non le abbiamo messe tutte perché non finivamo più di trascriverle a manina e correvamo anche il rischio di fare errori. Lingue non ancora incluse, abbiamo detto,
però non ancora incluse non come lingua in sé, ma come lingua nell'opera, per esempio in questo caso di Goldoni. Casi di elementi che hanno proprietà tipiche di un'opera, per esempio data di creazione, e proprietà tipiche di un'edizione, e questo complica quello che dicevo un po' prima, no? Il fatto che non è stato registrato correttamente l'elemento dell'opera. Rilascio a questo punto la parola a Carlo, che può parlarci delle conclusioni, diciamo, di questa serata. Condividendo. Quindi, per riassumere quello che abbiamo visto, sia i vantaggi che i difetti che ha il box, si tratta di uno strumento completamente gratuito e consente a qualsiasi utente di classificare gli autori e le opere di letteratura con i numeri della column, anche se magari non conosce la column, perché come avete visto l'automatismo consente di farlo ugualmente. È uno strumento che è facilmente accessibile a tutti. Chi lavora in biblioteca sa che non tutti gli strumenti di classificazione sono così accessibili o così gratuiti come può essere questo, quindi è un elemento da tenere presente. E può essere usato per produrre e creare numeri di classe e anche classificare una collezione di letteratura di tutto il mondo. Abbiamo visto appunto che le lingue comprese sono molte, non sono tutte, ma sono al momento sono 54. Questo strumento è disponibile attraverso Wikidata. Questo potrebbe sembrare uno svantaggio per chi non conosce Wikidata, ma Wikidata è un ambiente collaborativo, cooperativo, per cui nel momento in cui fra un po' creeremo un numero di classe per un autore, un numero di classe per un'opera, quello è creato definitivamente per tutti, quindi chiunque voglia utilizzare la classificazione column non è che necessariamente ogni volta deve creare i numeri di classe, ma potrebbe trovare il numero di classe dell'autore o il numero di classe dell'opera già creato da qualcun altro. Quindi è appunto uno strumento collaborativo e disponibile in rete. Ha sicuramente bisogno di essere migliorato, e questo ovviamente lo vedremo man mano che lo useremo. La segnalazione della mancanza del bengalese, per esempio, è una dimostrazione del fatto che va continuamente implementato. Il gadget si porta dietro dei limiti della classificazione column, e questa formula delle faccette che abbiamo visto non era pensata inizialmente come uno strumento di identificazione. In sostanza, in questo momento noi identifichiamo un autore e poi colleghiamo a quell'autore tutte le sue opere. Nella classificazione column originale, in realtà, un autore poteva essere classificato a volte come poeta, a volte come romanziere, e quindi le sue opere venivano disperse. Quindi questo è stato una forzatura, un adattamento della classificazione column alle esigenze specifiche. Come abbiamo visto, le tavole delle lingue disponibili nella classificazione column sono solo 54 al momento, quindi sono molto poche se calcolate quante sono le lingue del mondo, e le tavole sono dedicate principalmente alle lingue indoeuropee, a quelle semitiche e quelle dravidiche, mentre le altre sono assolutamente sottorappresentate e, diciamo così, nella classificazione originale di Ranganathan bisogna ricorrere a qualche escamotage per riuscire a crearlo. Questo non impedisce che si possa produrre una lista automatica come quella che è già presente all'interno del box, ma va implementata, va fatta, e per il momento non l'abbiamo fatto, anche perché siamo appunto in fase d'avvio. E un'altra valutazione che stiamo facendo è quella di, dato che si tratta di una forzatura in qualche modo della column, di creare eventualmente un nuovo gadget che si potrebbe chiamare Wikidata Classification for Literature,
e sarebbe ispirato a, a tutto quello che abbiamo visto della column, ma non avrebbe i vincoli delle regole che la column classification ha e che vi ho detto. In realtà siamo entrati in contatto con degli studiosi indiani, Ranganathan è indiano e la column nasce in India. Recentemente, il 27 gennaio, è stato presentato questo box a un convegno di bibliotecari indiani in occasione della giornata nazionale dedicata a Ranganathan, che è l'inventore della classificazione column, e anche i bibliotecari indiani sono stati d'accordo sulle scelte che abbiamo fatto per far funzionare meglio la classificazione column all'interno di Wikidata. Quindi potrebbe essere anche che sia sufficiente mettersi d'accordo e cambiare la classificazione stessa. Quindi questo è quanto. Adesso, se rimane un momento, mi piacerebbe farvi vedere effettivamente il funzionamento della classificazione. Intanto in questa pagina, che poi anziché vi condivido subito in chat, è disponibile una query, anzi sono disponibili più query, vediamo se riesco a mettere la chat. Eccola qui. Possiamo vedere con questa query tutti i numeri di classificazione column attualmente presenti all'interno di Wikidata. In questo momento sono 1659 e come vedete sono i più vari. Ecco, vediamo il numero del latino, 12, l'avevamo visto prima con lo video che la lingua latina era 12. E poi qui abbiamo i vari argomenti in ordine vario, diciamo così. E poi qui è predisposta anche una query con i numeri di classe della letteratura. Quindi della classe letteratura. Quindi qui vedremo soltanto opere letterarie o appunto concetti collegati alla letteratura. Ecco, o rappresenta la letteratura, o virgola 1 rappresenta, come abbiamo visto, la poesia di tutto il mondo, la letteratura inglese o 111 e si può scorrere. Naturalmente penso che la faccia da padrone un po' la lingua italiana. Per cercare un numero di column di un autore specifico, di un'opera specifica, basta digitare qui l'opera che mi interessa, il titolo dell'opera che mi interessa e recupero eventualmente tra gli identificatori il numero di classe che mi può servire per esempio per la biblioteca. E vediamo qui il box in funzione, quindi ho preparato già questa autrice, un'autrice relativamente nuova, vedete, e ho controllato che i dati fossero corretti. Ha appena pubblicato un libro nel 2022, quindi era un caso relativamente semplice da gestire. È una scrive romanzi, quindi ho qui il numero pronto, e ha scritto solo un romanzo che è stato pubblicato nel 2022. Quindi posso fare salva. Eccolo qua, ho toccato due volte il mouse per quello mi ha dato errore e qui posso fare crea la column per l'opera ed è stata salvata. Adesso posso anche verificare, ricarico la pagina. Ci vuole un po' di tempo perché eccolo qua, l'ho creato due volte, ho cliccato due volte il mouse, quindi lo posso rimuovere in diretta. E questo è un avviso che probabilmente era doppio, eccolo qua, siccome avevo assegnato per errore col mouse due valori, si è accorto dell'errore e me lo segnala. Quindi qui abbiamo il numero di column dell'autore, dell'autrice, e andando qui possiamo andare a verificare che Foglie Sparse, questo romanzo appena uscito di Alessandra Iatta, doveva avere il suo numero di classificazione. Quindi se mi arriva, come potrebbe essere plausibile, quest'opera in biblioteca e l'autrice è un'autrice relativamente nuova, sono fortunato perché riesco a fare presto il lavoro di classificazione. Un esempio un po' più complesso, perché Guareschi
ha molte più opere. Anche in questo caso, ribadisco, prima di oggi ho preparato attentamente tutti quanti i valori, quindi ho verificato di inserire tutte le opere di Guareschi, di inserire con i dati completi, con la lingua, e in modo che da avere qui una un'organizzazione cronologica corretta. Quindi per Guareschi era già stato salvato la sua proprietà, quindi ho l'avviso, mentre per le sue opere posso procedere. Procedo appunto, ripeto, perché tutti questi dati li ho precedentemente controllati, non l'ho fatto, diciamo, non l'ho voluto fare in diretta, ma li ho controllati in precedenza, quindi sto classificando una per una. Qui, come avete visto, qui sulla sinistra mi compare, man mano che procedo, che l'operazione è avvenuta. È opportuno, controllare bene prima di procedere al salvataggio delle opere di un autore, soprattutto se è un autore che ha scritto molto, come è il caso di Guareschi o come è il caso di questa scrittrice, perché può succedere questo. Quest'opera che ha fatto vedere prima Stefano è un'opera che è uscita nel 97, ma nel momento in cui sono stati creati i dati e i numeri di column, non era ancora stata registrata in Wikidata e non è stata inserita nel momento in cui sono stati creati i numeri di column. Non succede nulla di particolare perché anche questa si può classificare, però prenderà il numero 15 e quindi non manterrà la sequenza cronologica. Dal punto di vista della column classification non è un problema così grave perché in realtà il numero dell'opera è un numero che si può assegnare anche arbitrariamente. Se è possibile fare l'ordine cronologico, si preferisce fare l'ordine cronologico, ma non è obbligatorio. E nel momento in cui assegnassimo a quest'opera il numero 15, questo sarebbe una cosa che sarebbe condivisa con tutte le biblioteche che usano la classificazione common. Lo stesso il criterio arbitrario ci salva anche nel caso di Publio Ovidio Nasone che abbiamo visto prima. Vediamo se mi carica il box, eccolo qui, è arrivato. Non sempre arriva, quindi c'è sempre suspense quando si prova a farlo. E qui aveva messo in evidenza prima Stefano che mancano le date, potrebbe anche non essere possibile individuare la data in casi come questi. Allora c'è la possibilità nella classificazione del column di indicare invece che è un anno preciso, una decade, oppure una doppia decade, quindi diciamo così che ci sono varie misure di precisione e si può quindi ovviare in questo modo, ma in ultima istanza se non è possibile assolutamente dare un ordine cronologico rimane valido il criterio dell'assegnazione dei numeri progressivi in modo arbitrario. In questo caso per esempio vengono ordinati in ordine alfabetico, quindi due opere dello stesso anno sono automaticamente ordinate in ordine alfabetico e qui in mancanza dell'anno potremmo eventualmente compilare i dati a mano e assegnare una progressione in ordine alfabetico del titolo dell'opera, che è il titolo originale. Cos'altro possiamo vedere? Ecco, possiamo vedere questo, poi chiudo e eventualmente lascio spazio alle domande. Possiamo andare a vedere Carlo Dossi. Intanto che si carica, apro anche la pagina di Wikidata, di Wikipedia. Quindi noi abbiamo qui le opere di Carlo Dossi e l'elenco ci sembra completo. In realtà se lo confrontiamo con l'elenco che c'è su Wikipedia, vediamo se riesco a doppiare. Eccolo qui. Se lo confrontiamo ci rendiamo conto che ne manca una e
me l'ero segnata anche, è questa, una famiglia di cialapponi. Questa non è elencata qui, d'accordo? Quindi, ripeto, è opportuno fare un controllo prima di creare i numeri in modo definitivo per tutti, fare un controllo della completezza dei dati che abbiamo. A questo punto, come potrei procedere? Ho stabilito che manca quest'opera, che ho una famiglia di cialapponi, me l'ero segnata qui, d'accordo? Quindi ci vado sopra, vado a vedere la qualità dei dati di quest'opera e per esempio mi accorgo che intanto il titolo, che è il titolo originale italiano, va riportato anche nelle altre lingue, perché stiamo parlando di un'opera ha sempre lo stesso titolo in ogni lingua, saranno eventualmente le sue, quelle che si chiamano volgarmente edizioni, cioè le sue espressioni, le sue manifestazioni, che hanno un titolo diverso da quello della lingua originale. E poi soprattutto, perché non è finita nel mio box? Perché non rispetta alcuni dei controlli che facciamo perché vengono inserite le opere. Prima di tutto non è classificata in alcun modo. Qui manca proprio il fatto che questa è un'opera letteraria. Quindi metto il dato dell'opera letteraria. E poi che altro dato mi serve? Mi serve la data di creazione. Che vado a vedere su Wikipedia, ma l'ho chiuso. Allora, ce l'ho qui sotto. La data di creazione è 1873. Poi serve, lo sappiamo, la lingua dell'opera. Poi potremmo mettere il titolo dell'opera nella lingua originale, ma questi sono gli elementi fondamentali per l'opera. Adesso proviamo ad andare su Carlo Dossi, ma non credo che me la ricarichi, perché ci vuole un po' di tempo, perché i dati su Wikidata vengono, diciamo così, recepiti e letti, c'è un tempo di lag, quindi probabilmente non comparirà, ma comparirà prossimamente, fra qualche minuto. Esatto. E quindi a quel punto potrò procedere al salvataggio. Bene, come dimostrazione mi pare che ci siamo, io adesso aprirei alle domande, se ce ne sono. Sì, Carlo, buonasera, sono Tania. Ciao. Sì, Tania, ciao. Come sono veramente colpita, davvero avete fatto un grandissimo lavoro. Grazie. Non conoscevo approfonditamente la column classification, complimenti. Mi sembra di capire che il gadget va a catturare le opere che sono collegate all'autore, però le opere appunto devono avere istanza di opera letteraria. Quindi se hanno istanza di edizione non le cattura nel box. Esatto, in realtà questo sarebbe quello che dovrebbe avvenire nel migliore dei mondi possibili. Sì. Allora, le opere di cui tratterebbe il box sarebbero tecnicamente le opere letterarie, d'accordo? Sì. Ma una grandissima maggioranza di opere, come l'abbiamo descritto fino a questo momento, sono state classificate, gli è stato dato il P31, cioè sono state classificate come opere scritte, non opere letterarie, mentre un'opera scritta tendenzialmente è il libro sull'evoluzione di Darwin, quella è un'opera scritta, mentre I Promessi Sposi sono un'opera letteraria. Siccome però si rischiava di non recuperarle, abbiamo modificato il gadget dopo un po' e abbiamo detto controlla sia le opere scritte che le opere letterarie. E quindi vengono recuperate queste due, ma non vengono recuperate le edizioni. Perché? Perché le edizioni sono un'altra cosa, tecnicamente sono espressioni o manifestazioni, come abbiamo detto, e la column prevede per queste, per le espressioni e le manifestazioni
un numero diverso, diciamo così, più lungo. Cioè si aggiungono degli altri pezzi proprio per poter organizzare le edizioni in modo gerarchico, strutturato. Quindi, per esempio, un altro elemento dell'edizione sarebbe la lingua, che può sembrare strano, ma un'opera di se noi abbiamo l'opera di Shakespeare, è letteratura inglese, o 111, ma la lingua che abbiamo in biblioteca noi è l'italiano. Quindi da qualche parte deve comparire che quello che abbiamo noi è l'italiano. Quindi dopo O111,2J54,1 si aggiungerebbe il numero dell'italiano, cioè 121, e quindi tutte le traduzioni di quell'opera sarebbero messe vicino. Quindi avremo la traduzione in italiano, la traduzione francese, la traduzione tedesca. Dopodiché si passa a un'altra opera eventualmente, la 2, l'Amleto originale, quindi senza numero, e poi in italiano, in francese, in tedesco, eccetera. Quindi questo sarebbe il meccanismo per le edizioni, ma non l'abbiamo ancora messo in piedi perché c'è anche tanto lavoro da fare sulle opere, d'accordo? Sì, certo. Va bene, grazie. Grazie della domanda. Bello. Altre domande? Nessuno, neanche in chat, non vedo niente. Qualche curiosità, qualcosa che non è stato chiaro? Sembra strano che sia stato tutto chiaro. o forse il contrario. dice Tania che non conosceva la column classification, però credo, Tania, che la conoscono forse a farla grossa una decina di persone in Italia. Quindi, infatti. Io l'avevo... È assolutamente normale. Chiunque non l'abbia, non la conosca qui è assolutamente autorizzato. Sì, infatti. L'ho studiata appunto a livello proprio nozionistico, ma appunto ho letto che si usa molto in India e invece nel mondo occidentale pochissimo. E penso che sia legato al fatto che un po' c'è la tradizione di usare la Dewey, la classificazione decimale Dewey, dall'altro al fatto che non si conosce molto bene quali sono le potenzialità della column, appunto perché ci dà la possibilità di organizzare a scaffale la letteratura, in questo caso in modo molto preciso e anche rispettando appunto l'organizzazione di opera, espressione e manifestazione, insomma, anche le singole copie. È possibile distinguere la copia che va a prestito da quella che invece deve rimanere a scaffale. È possibile organizzare anche in ordine cronologico. Sì, rispetto a un modello concettuale bibliografico. Esatto. Riflette l'FRBR, l'RM, diciamo, cioè le attuali logiche di... È interessante, no? Perché molto. Come classificazione ti offre questa possibilità, no? E come collocazione quella che stava dicendo adesso Carlo. E quindi uno potrebbe anche, sfruttando Wikidata, per esempio, sistemarsi casa propria. Infatti. Un pochino, perlomeno, no? Con la necessità di tenere qualche polmone in più se arrivano cose... Però, insomma... Devo ammettere che le prime cose, classificazioni che ho fatto... Ho fatto prendere i libri in casa, insomma. Già, detto, da dove inizio? Anche perché c'era tutto da fare, quindi da dove inizio? E quindi hai fatto la prova così. Quelli in casa. Esattamente. È chiaro che inserirla adesso, cioè diciamo in una biblioteca che già vive, che c'ha tutto, potrebbe essere come collocazione una mezza follia. Come classificazione potrebbe essere comunque interessante e alternativa anche a quella che hai già. E nel nostro mondo occidentale io la vedo, se sbaglio Carlo, no? Con quei due vantaggi grossi, uno l'hai citato tu, la gratuità anche in ambito Wikidata eccetera, perché per esempio la Dewey non è almeno tutta la manualistica eccetera non è in gratuita e in più questa adesione appunto ai modelli diciamo FRBR, no? L'altro aspetto secondo me è molto interessante adesso.
che c'è in Wikidata, ma c'è anche fuori, è la possibilità di ricavare i dati di opere e, diciamo così, edizioni di opere dai grandi cataloghi nazionali. Cioè, adesso, chiaro, la presentazione è stata molto veloce, necessariamente per stare nei tempi, però due studentesse, quindi, che non avevano mai sentito parlare né di classificazione né di LOD, di web semantico, sono riuscite a estrarre i dati dalla Biblioteca Nazionale di Francia e a produrre le liste, quindi l'hanno fatto, si sono messe un po', ma l'hanno fatto da sole. Hanno estratto i dati e hanno classificato sia le opere di tre autori, una scopata di tre autori francesi, ha classificato tutte le opere e anche tutte le edizioni, quindi espressioni e manifestazioni delle opere di questi autori, ma uno era Dumas, quindi non era proprio, non aveva scritto due romanze, insomma, era scritto un po'. Quindi si può fare, e secondo me c'è questo aspetto che avendo delle grandi quantità di dati a disposizione, questi processi potrebbero essere automatizzati, quindi potrebbe facilmente sorpassare come comodità quella della quelle tradizionali a nostre, sì, sì. Tra l'altro lo hai accennato, questo è uno script in CC0 perché è dentro Wikidata, eccetera, e quindi non dico che è perfetto, ci mancherebbe, non dico che varrebbe, che si può inserire tale quale dentro un qualsiasi strumento ILS, come diciamo noi, no? Gestore di biblioteche, però diciamo che chi lo volesse lo può fare. E quindi dare avvio alla possibilità di automatizzare senza bisogno di una grande tabella di conversione, perché la DUI, per esempio, deve essere sempre aggiornata, no? Ogni volta che ne esce un'edizione nuova, tu dovresti aggiornare la tabella che sta sotto, no? Questa invece no, in teoria no. Ovviamente dobbiamo portarla avanti, oltre alle opere, in tutto il resto, però ci vorrà un po'. Bene? Io dico bene, ma li abbiamo zittiti tutti, quindi non so se è andata bene. Ho problemi di microfoni, di sicuro. Allora, in chat, sì, qualcuno si pronuncia in chat. Bene. Grazie. Allora, io direi che possiamo chiudere, allora. Se non ci sono altre domande, chiudo la registrazione. E ci rivediamo, per chi vuole, il 24.